Alberto Girardino non si ferma più, 2 gol anche ieri per il Bologna, sono 5 gol personali nella classifica dei cannonieri di quest'anno, 151 in carriera, fra i grandissimi di sempre. Grazie al traino di questo fantastico cannoniere, il Bologna ha trovato la sua prima vittoria al Dall'Ara ed è salito a quota 7 in classifica, portandosi in una posizione più tranquilla rispetto a un avvio abbastanza difficile. Oltretutto, per la prima volta la squadra di Pioli ha chiuso senza incassare gol, cosa fondamentale perché, come sapete, nella filosofia del tecnico nerazzurro la solidità della difesa è alla base di ogni risultato. Il Bologna visto in campo contro il Catania è apparsa una squadra decisamente convincente, non tanto sul piano della manovra, perché devo dire che il Catania ha dominato la scena per lunghi tratti della partita tenendo l'iniziativa e proponendo anche pericolose occasioni da gol, ma è stato un Bologna molto cinico, molto concentrato, capace di sfruttare al massimo le situazioni importanti della partita. Si è rivisto a tratti il Bologna dell'anno scorso con la sua grinta, con la sua voglia di fare e con un terminale offensivo davvero efficacissimo che è stato appunto Girardino. Doppietta di Girardino e poi gol di Coné nel finale, mentre tutta la marcia del Bologna era stata avviata da un gol di Guarente, ancora una volta favorito da un muro di Girardino che ha tenuto sotto controllo il proprio difensore, consentendo al centrocampista del Bologna di calciare con un sinistro molto forte e violento che ha scosso la rete avversaria. Il Catania ha provato a reagire, ma il Bologna aveva già messo dentro il suo paniere i 3 punti e quindi non è stato più possibile per gli etnei recuperare. È un Bologna che è cresciuto nell'assetto, che ha dato fiducia a Taider come perno del centrocampo, collocandolo proprio in posizione centrale, quella che era stata occupata in passato da Mudingai. Ha voluto forse strafare il francese perché ha cercato sempre il massimo, ha dato prova di sé fino al 90° con una concentrazione totale e uno smalto fisico davvero invidiabile. Ha sbagliato anche molte giocate, ma la sua partecipazione è stata fondamentale, è diventato un po' davvero il perno del centrocampo del Bologna, con Perez da una parte e poi Guarente, e poi Perez è stato avvicendato per infortunio da Pazienza, che pure ha fatto bene il suo compito. Molto notevole il contributo di Garix, che ha innescato l'azione del primo gol e ha dato anche il suggerimento a Girardino in verticale. Diamanti sempre propositivo e importante anche per le sue invenzioni che hanno favorito poi il gol, per esempio di Coné nel finale. Ma l'uomo del giorno e anche quello del domani del Bologna resta Alberto Girardino, che con la continuità mostrata, la capacità anche di mettersi al servizio della squadra e l'indubbio fiuto del gol si ripropone anche per la nazionale. È un attaccante di 30 anni, un giocatore maturo, forse questo numero 10 rossoblù sulle spalle gli porterà davvero bene, come è successo a Baggio e Signori, e forse allora è l'inizio anche di una bella favola per il Bologna.